E la Lazio pareggia in Austria 0-0, un punto che io onestamente mi prendo, se vogliamo, perché era una trasferta non semplicissima, nonostante l'avversario fosse sulla carta nettamente inferiore, ma la Lazio oggi meritava di perdere, diciamolo chiaramente, al di là degli ultimi 15-20 minuti. La Lazio oggi meritava di perdere, prove della salvato la partita in tante, tante occasioni e loro comunque hanno avuto anche diverse altre potenziali occasioni importanti sprecate per propri limiti tecnici e quindi punto che onestamente mi prendo, una classifica che resta molto equilibrata perché sia Lazio che Sturm Graz sono a 4 punti e il Feyenoord e il Midtjylland invece a 3. Ma con ovviamente uno scontro da giocare che giocheranno tra qualche minuto. Prossima partita che sarà sempre con lo Sturm Graz all'Olimpico. La Lazio deve assolutamente vincere per cercare di passare il turno, ancora meglio da prima, per evitare di giocare altre due partite che andrebbero ad appesantire ancora di più un calendario già di per sé molto fitto di impegni. E che ha portato Sarri a non poter fare turnover, perché anche oggi non ha fatto turnover Sarri, ha schierato gli 11 migliori possibili, che però hanno reso veramente, veramente poco. Ripeto, soprattutto il primo tempo la Lazio male male. Ho visto una squadra che ha sbagliato tantissimo in fase di impostazione, ma più che altro dalla metà campo in su, perché faceva girare abbastanza bene palla con pochi tocchi con le solite buone idee, quelle che ho visto anche nel match contro il Feyenoord, perché io la Lazio l'ho vista sempre, Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz, e col Feyenoord comunque ho visto una squadra giocare molto bene palla a terra. E oggi l'ho vista fino alla metà campo, perché io onestamente sono curioso di vedere le statistiche delle palle perse dalla Lazio dalla metà campo in su, o diciamo dai 60 metri in su, per farvi capire. Una squadra che forse ha anche subito un leggero calo fisico, potrebbe darsi anche quello, però ho visto una Lazio che perde tanti problemi a centrocampo, tanti ruoli tecnici, e non che lo Sturm Graz pressasse così forte, perché sì, pressavano alto, avevano una difesa, una linea difensiva abbastanza alta, e erano messi bene in campo, ma non pressavano così tanto forte da indurre la Lazio, che è comunque una squadra che gioca bene palla a terra, all'errore. Uno Sturm Graz che, come dicevo, è messo bene in campo, che cerca in fase di impostazione di mettere la palla alle spalle della linea difensiva della Lazio, e quando invece si trova in fase di non possesso, difendersi, chiudere gli spazi e tentare di sfruttare gli avversari per ripartire. Un Lazio che in realtà ha le prime occasioni perché al dodicesimo ottimo scambio tra Luis Alberto Immobile con il numero 44 che se non mi sbaglio è, adesso ve lo dico anche, ma non mi ricordo il cognome, di Akite forse, no Dante, mette in calcio d'angolo molto bene e sul calcio d'angolo, erolaccio del portiere, palla che sbatte sul palo. Poteva essere potenzialmente un gollonzo, ma così non è avvenuto. E da questo momento in poi la Lazio che è un pochino calata ed è uscito fuori lo Sturm Graz che si è reso spesso pericoloso. In 2 minuti al 16esimo, buona azione sulla destra e ottima risposta di prove del suo buon tiro da fuori di Boving. E poi dopo qualche minuto, errore proprio di prove in fase di impostazione e Horvat spreca un'occasione importante con un tiro da fuori. E quindi i primi 20 minuti sottotono, ma io direi anche gli ultimi 20 dove addirittura la Lazio quasi supera la metà campo pochissime volte, fatica tantissimo a creare delle situazioni importanti, neanche occasioni, delle situazioni, non si riesce a verticalizzare con precisione, non ci si riesce a trovare e spesso tenta di verticalizzare ma riconsegna palla allo Sturm Graz che continua con il suo gioco non crea particolari pericoli la formazione austriaca se non qualche tiro da fuori, però ripeto, Lazio male male primo tempo, così come poi anche nel secondo, perché i primi 20 minuti sono sulla falsa riga del primo,
ritmi abbastanza bassi. Una Lazio che, grazie anche all'ingresso di Lazzari, ha dato un po' di freschezza in più, un po' di brio in più, però si rende poco pericolosa. Lo Sturm Graz anche sui diversi piazzati che ha avuto a disposizione tra calci d'angolo e punizioni, ecco, qualche apprensione l'ha anche messa. Poi, per un finale in cui la Lazio inizia un pochino più a uscire fuori, grazie anche agli episodi, perché al 79esimo viene annullato un gol immobile giustamente per fuorigioco, lancio di Isai per l'attaccante della nazionale che però parte in posizione irregolare. Quindi annullato il gol, e all'80esimo poi espulso anche il loro terzino destro, Gazibegovic, per doppia munizione, fallo tattico su Zaccagni, che era subentrato nel secondo tempo e quindi va sotto la doccia anticipatamente. Ultimi minuti in cui la Lazio cerca comunque di sputtare l'uomo in più, mettendo pallone in mezzo, provando a trovare Immobile, e devo dire che la Lazio lo ha fatto perché Immobile era completamente invisibile per 70 minuti, gli ultimi 20, grazie ai cambi, grazie al calo dello Sturm Graz, l'uomo in più. Ho visto la Lazio che ha cercato più Immobile, l'ha trovato di più e conseguentemente si è resa più pericolosa. I primi 70 minuti Immobile non ha strusciato una palla, una che fosse una, forse le sue, ma penso neanche quelle. E quindi capite bene che poi ci si può rendere poco pericolosi così. Nonostante la squadra abbia anche rischiato di subire, diciamo, l'espulsione di Patrick, che grazie alle ripartenze dello Sturm Graz, che ha provato spesso a lanciare in avanti sfruttando la velocità di Fuseini, ecco, Patrick ha rischiato di perché è stato ammonito per un fallo tattico, e dopo ha commesso un altro fallo tirando anche un po' la maglietta dove ha rischiato. Però, per il resto, finale in cui tenta la Lazio di trovare il gol, ma invano. E si porta a casa un punto che io sinceramente me lo prendo assolutamente con entrambe le mani, vista la prestazione direi quasi orrenda per 70 minuti, al di là di una buona fase difensiva. Però ragazzi, parliamoci chiaro, l'avversario non era così tecnicamente sopraffino, ecco, o tecnicamente ben messo, quindi agevolata anche un po' la fase difensiva, però non va bene così, così il turno non si passa. Molto semplicemente in girone così non si passa. Detto ciò, dopo anche la scoppola presa in Danimarca, mi aspettavo una reazione onestamente diversa, che non è avvenuta. E si è vista un po' la differenza tecnica tra Sturm Graz e Midtjylland, per quanto lo Sturm Graz abbia vinto con il Midtjylland, tra l'altro. Però, al di là di questo, tiri 6-18, tiri in porta 5-4. Possesso palla 41-59, occasioni pericolose 3-2, e vi dico solo migliore e peggiore. Migliore prove della mani bassissime, ottimi interventi, al di là dell'errore tecnico, ma lì è più che altro un errore, diciamo, che si lega anche al gioco che vuole fare il mister. Però per il resto, migliore in campo. Peggiori sicuramente Milinkovic, partito anche abbastanza bene nei primi 15 minuti, poi è calato alla lunga, errori, ha corso anche poco, male. Felipe Anderson oggi non è azzeccata mezza, malissimo, forse è peggiore di tutti in campo, anzi gli levo anche il forse, però male male oggi Felipe. Detto ciò, mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!